Ciao, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Siamo pronti per la meditazione del giovedì con le carte dei Nat. Voi come state? Tutto bene? Aspettiamo che arrivi Micaela, stamattina dovrebbe esserci. E poi la invitiamo. Ciao Elena, ciao Stefano, ciao tutti. Allora, i Nat, come sapete, sono gli spiriti dell'animismo birmano. Vivono, secondo la fantasia dei birmani, sul monte Popa, una montagna bellissima che si vede dalla piana di Pagan. La città dei pagani, come dicevano gli inglesi. E i Nat sono potenzialmente il numero infinito. Ciascuno può avere il proprio Nat, il proprio spirito guida, o la propria emozione. I Nat rappresentano le emozioni. Ciascuno di noi, a seconda del periodo della vita in cui si trova, può essere in compagnia di un Nat piuttosto che di un altro, un po' come vedevano gli antichi, no? Le emozioni viste come ninfe, spiriti, dei. E così potenzialmente sono in numero infinite, però l'imperatore Anavrata, che è stato un imperatore birmano che ha voluto unificare tanti popoli, tante tribù sotto il proprio regime, aveva proibito il culto dei Nat e aveva imposto come religione ufficiale il buddismo. E quindi ancora oggi, se andate a Pagan, potete vedere la pagoda, che è la prigione dei Nat, dove Anavrata ha fatto rinchiudere i Nat quando ha tentato di proibirne il culto. Ha tentato, non ci è riuscito, perché poi i birmani si sono portati il culto dei Nat nell'intimità delle loro case, nei loro focolari domestici, dove il culto dei Nat è prosperato. Quindi Anavrata ha dovuto darsi per vinto e ha dovuto ammettere il culto dei Nat, però ne ha ammessi solo 37 ufficialmente, e a capo di questi 37 ha messo Thagyamin Nat, che poi è l'angelo buddista, a significare che il culto dei Nat era comunque assoggettato alla religione buddista, che diventava religione di Stato. E quindi adesso i Nat riconosciuti sono 37. Il mio libro sulle carte dei Nat ha 37 carte, 37 Nat. Gli sciamani birmani utilizzano i Nat per dialogare con gli spiriti, in particolare con gli antenati. E quindi io, insieme alla mia amica Wailan Lan, che è appunto una sciamana birmana, ho messo a punto le carte dei Nat, che sono uno strumento potentissimo per dialogare con i nostri antenati e pacificarli anche. Vediamo se è arrivata la nostra Micaela. Mi sa che non c'è. Mi sa che non c'è. Ma io avevo capito che stamattina ci sarebbe stata, e invece si vede che ho capito male. Si vede che non c'è neanche stamattina. Allora c'è stasera. Ah, sì, c'è. Eccola qua. Allora, aggiungi, trasmetti in diretta. Non ti vedevo, Micaela. Adesso ti ho invitato a trasmettere in diretta. Eccoci. Ah. Ciao,
Ciao Ciao. Chiara. Ciao. Allora, un po' incerta, non... che magari mi avessi detto giovedì ci sono, però magari intendevi giovedì sera su Twitter. Invece no, sono... Invece ci sono stamattina, guarda, ti mostro dove sono, se si vede qualcosa. No, così. Ad Amsterdam. Ah, sei ad Amsterdam. Si vede? Si vede bene, sì. Si vede quasi meglio fuori che qui dentro. Ovviamente è giornata grigia, non si può avere tutto. E invece io sono sui tetti di Vienna. Guarda, ti mostro E tu anch'io. e c'è il sole là perché tu hai il volto illuminato. Stupendo sole, vedi che sono sui tetti di Vienna. Bello! Sono sui tetti Sui di tetti del Vienna. mondo. Eh sì, perché ci abbiamo, cioè, ormai devo dire, ci abbiamo avuto un attico qua stupendo, però adesso lo lasciamo. A fine giugno chiudiamo la sede di Vienna. Come mai la chiudete? Terremo solo quella di Los Ah. Angeles. Bello. Sì, perché tu ti trasferisci a Los Angeles praticamente quest'estate. Eh sì, ormai l'intenzione è quella di passare molto più tempo là, perché beh, c'è il mare, l'oceano, ci sono i delfini, ci sono un sacco di animali, anche coyote. Vabbè, comunque, saremo sempre anche in Italia, in Svizzera, quello ovviamente. Ci abbiamo tante cose da fare. Sabato sono a Rovigo, cioè dopo, oggi giovedì, venerdì, dopodomani. Dopodomani sono a Rovigo, ve lo ricordo ancora una volta. Mi piacerebbe che venissero tanti immaginalisti, perché oltre alla presentazione del libro Kintsugi, io porto il tamburo triangolare, che è un tamburo mongolo. E gli sciamani mongoli usano il tamburo triangolare in particolari occasioni. Il tamburo triangolare, parla il ritmo di Kundalini, l'energia nervosa, carattere sessuale e la risveglia. E a Rovigo suonerò questo tamburo, faremo un rituale collettivo. Per cui sarà bello. Rovigo, tra l'altro, in Veneto è dalle tue parti, no, Dalle Micaela? mie parti, sì. Sì, Ma tu sei sì. ad Amsterdam. Sono ad Amsterdam, ma dall'altra parte della mia famiglia, perché mio padre oggi compie 80 anni e quindi ha riunito, siccome abbiamo una famiglia internazionale, ha riunito tutti i parenti qua in Olanda e siamo venuti dal Vietnam, dalla Spagna, da Roma, da Milano, mio marito dall'Inghilterra e quindi sarà bello ritrovarci tutti insieme. C'è È una di quelle tanto. magie che capita raramente, quindi sarà interessante. Che bello, c'è parenti proprio dappertutto. Eh sì. Divertente, 80 anni, cavolo, è un bel traguardo, no? Eh sì, però lui è molto emotivo in questo periodo, per cui solo l'idea già piange, mi fa tanta tenerezza. Sì. all'idea di avere 80 anni. Sì, perché praticamente sì, ha bypassato tutti i suoi parenti come età e quindi, sai, quelle dinamiche psicologiche per Devo cui. fare entrare a chi? Eh sì, quando... Ecco, vieni a chi, dai. Ecco. Ma guarda che bella giornata che c'è lì. No, ma guarda, sta facendo di quelle giornate straordinarie, bellissime. Sì. Allora, ma sai che l'altro giorno in aeroporto a un certo punto c'era una signora che si è seduta con le gambe incrociate proprio in mezzo all'aeroporto, dilinate, e si è messa a meditare. Mi sono messa a guardarla incantata, perché effettivamente quando tu sei in pace riesci a meditare dappertutto, in mezzo al caos, su un autobus, in treno, Come a in un chi? aeroporto. Anche a chi medita dappertutto?
in Vabbè, sì, qualsiasi lei. posto, si sdraia, si mette sotto la sedia e medita. Detto, devo farle una foto. Aveva una bellissima espressione sul volto. E poi è Sarà capace di riuscita. meditare. Allora, guarda. Questa qua, 35. Ah, che bella! La carta numero 35. Dai, leggiamola. A proposito di ragazze che meditano, anche questa era una ragazza. Questo Nat, perché i Nat sono stati personaggi storici, realmente esistiti, che poi È bella la carta, tutta rosa. la loro Quindi vita è lei sta stata sopra un leggenda. sutra del loto. Allora, lei è Shingon, l'amante leale. Fu la concubina di Simbiushin, il signore dell'elefante bianco, un re di Ava, divenuto egli stesso un Nat. Si dice che morì per il dispiacere causatole dalla morte del suo amante. È raffigurata come una giovane donna in piedi su un trono di loto, china in un atteggiamento di sottomissione e obbedienza. Infatti, faccio rivedere. La morte come trasformazione coinvolge gli aspetti più potenti dell'anima selvaggia e le parti dell'istinto più vicine all'anima selvaggia. La carta numero 35, Shingon, l'amante leale, l'arcano della sincerità. Beh, qua poi si parla delle varie posizioni. Se esce in posizione 4 alta, la carta indica che ciò intorno a cui si sta chiedendo persona evento è dotato di sincerità e genuinità. In posizione 9 o bassa indica un bisogno di sincerità negato. Ecco. Sì, l'arcano della sincerità. È l'arcano della sincerità. Vedere. Eccola qui, sì, è anche l'amante devoto. Ci sono delle persone che non possono vivere senza il loro compagno, la loro compagna, che hanno proprio questo amore simbiotico, fortissimo con qualcuno. E dall'altra parte invece ci sono persone che il loro compagno, la loro compagna lo ucciderebbero. Pensa per esempio a Gucci, è stato ucciso da sua moglie. Pensa a Tina Turner, che suo marito le ha donato un rene. Ecco, a volte queste due situazioni, quella dell'amante devoto che proprio non può vivere senza l'altro, e quella di chi ucciderebbe invece il compagno o la compagna, coesistono in una sola vita. Perché, per esempio, Tina Turner ha avuto prima un marito che a quanto pare era tremendo, si drogava, si ubriacava, la picchiava, e poi invece quest'altro marito con cui ha avuto questo amore fortissimo, probabilmente simbiotico, lui le ha persino donato un rene. Quindi a volte queste due tipologie di amore così agli antipodi coesistono nella vita di una sola persona. E in mezzo a questi due estremi ci sono poi tante gradazioni, gradazioni, sì. E tu come sei messa col tuo compagno, Micaela? Hai un amore simbiotico tale per cui non potresti vivere senza di lui? Oppure sei più sull'altro fronte? No, dico, io in questo momento della mia vita sono più complementare, però sono passata attraverso tutte le fasi. Forse da ragazza ero più simbiotica, cercavo l'unione assoluta, impossibile ovviamente. E poi piano piano
penso, evolvendomi io, crescendo, diventando più autonoma e indipendente, ho capito che era più importante avere un compagno di vita e quindi siamo molto complementari. Poi, sai, mio marito, appunto, lo sai, vive in Inghilterra, quindi se non sei... Vabbè, ci siamo incontrati tardi nella vita e siamo tutte e due molto autonomi e indipendenti e se non lo fossimo non potremmo stare insieme perché ci vediamo un mese sì, un mese no. Abbiamo una lat relation, no? Living apart together. E devo dire che mi ci trovo molto bene in questa relazione perché, come dicono le mie amiche, è un matrimonio a metà. Sono single a metà e sono sposata a metà, però a parte gli scherzi. Ovviamente c'è un lavoro dietro, altrimenti sarebbe impossibile da portare avanti una relazione di questo genere se non fossimo abbastanza, non voglio dire sicuri perché non sei mai sicuro, però se non fossimo abbastanza, non avessimo abbastanza fiducia l'uno nell'altro e in noi stessi. Quindi in questo momento non sono né a un estremo né all'altro, sono, credo, nel flusso dove devo essere. Sei nel centro, bello. Bello essere nel centro, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Beh, ci Bellissimo. proviamo, dai. Ma come? C'è qualcuno che non sapeva che la moglie di Gucci ha ucciso il marito? Ci hanno fatto anche un film con Lady Gaga, dai. Eh sì, poi è appena uscita di prigione Patrizia Gucci. No, vabbè, qualche anno fa. Qualche anno fa. Eh Beh, sì, si è fatta parecchi anni, sì. omicidio. Sì. Sì, quando è stato? Negli anni 90? Non mi ricordo esattamente l'anno. Sì, negli anni 90 comunque. Ma poi neanche lei è stata l'istigatrice, è stata il mandante morale. Poi sono stati due disperati assoldati da lei a freddarlo, poverino. Due sicari, sì, lei ha pagato due sicari perché lo uccidessero. Pazzesco. Sì, in via Palestro, davanti ai giardini Palestro. Giardini Montanelli, sì. Sì, pazzesco. Sì, come dice qualcuno, quando abbonda il denaro, ma magari subentra la malvagità. Però, insomma, credo che queste cose abbiano a che fare non solo con il denaro, ma con molto altro, con il temperamento, proprio perché, insomma, ci vuole un bel coraggio, un bel fegato, anche un po' sinistro, non voglio dire Ma sai cosa malvagio, per arrivare. mi ha colpito la storia poi di Patrizia Gucci, che lei si è fatta 20 anni a San Vittore e lei è riuscita a trovare un suo modo di vivere anche all'interno della prigione, nel senso che era l'unica, non so, che scendeva nell'ora d'aria, si metteva a prendere il sole, aveva il suo cagnolino, si era creato tutto un suo mondo all'interno di San Vittore, dove comunque ci ha sopravvissuto, tra virgolette, bene. Però in tutte le interviste che ha rilasciato mi ha colpito il fatto che si fosse adattata a questo nuovo sistema di vita. Mi ha molto impressionato, no? Perché di solito uno poi esce da queste esperienze completamente trasformato nel bene e nel male. Speriamo nel bene, perché comunque finire dietro le sbarre dovrebbe in qualche modo, se trovi i programmi giusti, l'assistenza giusta, portarti a migliorarti. E lei, così, nelle interviste non ha mai mostrato pentimento, non ha mai mostrato fastidio, ha sempre parlato appunto di San Vittore Village, cose di questo genere. E quando è uscita, è tornata di nuovo alla sua vita, beh, ovviamente ha speso gran parte, insomma, dei suoi anni migliori in prigione, però mi ha colpito perché alla fine ci adattiamo davvero a tutto, Serena, a tutto. È una questione di temperamento, c'è anche chi si uccide perché non riesce a gestire la vergogna, la situazione. Lei sicuramente è una donna che ha un carattere pazzesco. Sicuramente, sì. Sì.
Sicuramente. Sì, qualcuno cita il caso Versace, ma lì insomma non si è trattato di amore, si è trattato sì, di uno psycho killer, chiamiamolo così, che ha freddato Versace proprio sulle scale di casa sua a Miami, ma non aveva mai avuto nessun legame con lo stilista ucciso, quindi non si è trattato di un amore passionale, o... anzi non si è mai chiarito perché poi si è anche suicidato il suo killer, quindi... Comunque, vabbè, amori simbiotici, amori complementari e amori belli come quelli di Tina Turner, cioè non il primo marito, Ike Turner, però sicuramente l'ultimo, che ha donato una parte di se stesso alla cantante, veramente, è veramente è stato un grande dono. Eh sì, in parte questi amori dipendono da noi, in parte dipendono da tanti fattori. Per esempio, a volte i genitori si separano perché è nel destino dei figli avere dei genitori separati e quindi quando il figlio viene al mondo il rapporto incomincia a entrare in crisi fino a che i due si separano. Come diceva James Hillman, l'anima viene sempre per prima, le necessità dell'anima, quindi è l'anima, no? Che si sceglie i genitori e poi dopo influenza anche il destino, no? Dei genitori, quello che deve o non deve accadere. Insomma, come vedevano gli antichi, l'individuo non è mai all'origine dell'evento. L'evento è ente, entità, spirito, è un dio, una dea, quindi non è l'individuo che determina l'evento. Pur tuttavia l'individuo ha sempre un libero arbitrio che sta nel scegliere come vivere l'evento. E a seconda di come noi viviamo l'evento, poi anche l'evento stesso cambia, muta, si trasforma, no? La prigione può essere una tragedia talmente insopportabile da portare le persone a suicidarsi prima ancora di entrarvi, oppure può essere San Vittore Village, dove trascorrere come in una pensione, in una guest house, di livello magari un po' scadente, però insomma, una guest house. Una gran parte della vita dipende da come noi affrontiamo l'evento. Ma sai che a proposito dell'anima che sceglie i genitori, l'altro giorno stavo leggendo una cronaca di una TikToker inglese che ha fatto causa ai genitori per averla messa al mondo, perché dice che la sua anima in realtà non voleva venire al mondo e quindi l'hanno messa al mondo contro la sua volontà. E lei dice che quando sono nati a sua volta i suoi figli si è rivolta a una persona, diciamo, sensitiva, non lo so. E ha chiesto ai suoi figli se volevano venire al mondo. L'ho trovata molto bizzarra come cosa, più che altro mi è sembrato, boh, non so, una boutade messa là per fare like. Però poi lei ha circostanziato il suo pensiero e ha detto che negli anni ha capito perfettamente che in realtà non era pronta a venire al mondo. Però non capisco effettivamente cosa significa far causa ai genitori, perché cosa cambia far causa ai genitori? Lei ha detto che è simbolico, però non ne capisco il senso. Sì, no, infatti non avrei fatto causa ai genitori, anche perché quod non potest non est, come mi scrisse un giorno James Hillman sulla dedica del libro Saggio su Pan. Hillman mi dedicò quel libro perché sai che Pan era un dio, era il dio dell'onanismo, della violenza sessuale, violentava le ninfe. In particolare ce l'aveva con Selene e quindi Ilma mi dedicò il saggio su Pan.
E mi scrisse nella dedica: quod non potest non est, cioè quello che non può, che non è possibile, non accade. Per cui se non è possibile che tu rimanga nell'altro mondo, non ci rimani, vieni di qui. Cioè quello che accade è sempre necessario, no? Inman era molto fissato quasi, devo dire, con questa idea, ananke. La necessità, tutto quello che accade è necessario e quello che non accade non può accadere semplicemente quod non potest non est, quello che accade è necessario, quello che non accade non può. È necessario che non accada. Quindi è assurdo, trovo assurda questa posizione di far causa ai genitori. È una posizione molto individualista, cioè di chi crede ciecamente nel senso dell'io, come se l'io, l'individuo, fosse veramente qualcuno capace di decidere l'evento. Questa è la posizione che va per la maggiore nella nostra civiltà, perché è una civiltà tutta costruita sul senso dell'io e sull'individualismo. Ma non è l'individuo responsabile di far accadere o non far accadere, e quindi non ha nessun potere sull'evento. Quello su cui invece l'individuo ha potere, il suo libero arbitrio, consiste nel scegliere come relazionarsi all'evento, che ripeto, è ente, entità, spirito, è un Dio, come relazionarsi al divino, al Dharmakaya, al corpo degli insegnamenti del Buddha. Ha scelto di relazionarsi attraverso il proprio io, attraverso l'individualità, l'individualismo, dando la colpa dell'evento a degli individui, cioè ai suoi genitori, puntando il dito verso qualcuno esterno a sé ed esterno all'anima. E questo è sempre, secondo me, una fonte di ignoranza. Ma d'altra parte, tutta la nostra civiltà è costruita su questa ignoranza, no? L'ignoranza dell'anima, il rifiuto di riconoscere l'anima come atto immaginativo attraverso l'unione dell'anima con il divino, della Prakriti col Purusha, tutti gli eventi, tutte le immagini vengono manifestate nella loro caratteristica divina. E questo non riconoscere l'anima fa sì che gli individui poi si ritengano responsabili o ritengano responsabili altri individui della generazione degli eventi. Ma non è così. L'individuo non può né generare né allontanare un evento. Però può scegliere di viverlo in un modo piuttosto che in un altro. E questo alla fine cambia tutto, cambia persino la sostanza stessa dell'evento. D'altra parte, il principio di indeterminazione della fisica quantistica ce lo dice, no? Che il modo in cui noi osserviamo le cose, l'occhio dell'osservatore cambia la natura delle cose. Quindi, da come noi osserviamo l'evento cambia. Però non possiamo determinarlo nella maniera più assoluta. E vabbè, Ma tornando questa alla nostra carta, ecco, ah, infatti, tornando a questa ragazza che è morta dopo la morte del suo compagno perché non poteva vivere senza di lui, lei è rappresenta l'amante devota. L'amore devoto, quello proprio totalmente dedito all'altro, e anche è l'arcano della sincerità.
anche l'arcano della sincerità, perché queste relazioni in cui c'è questa dedizione totale all'altro, ovviamente c'è totale trasparenza, totale sincerità, non c'è bisogno di nascondere nulla, ma anche nascondere qualcosa, no? È considerato positivo o perlomeno non negativo da una prospettiva animista dove non esiste il bene, il male, il giusto, lo sbagliato, il buono, il cattivo, come esiste nella prospettiva più razionale e individualista dell'uomo moderno. Quindi diciamo che questa situazione di sincerità in cui si dice tutto, si è trasparenti verso l'altro, può essere una condizione positiva o negativa a seconda del contesto in cui accade. E ecco perché questa carta può avere questo duplice significato. Quando si fa lo schema delle carte, se viene in posizione alta, vuol dire che conviene essere trasparenti, sinceri, è una cosa che si deve fare, cioè quella cosa lì la devi proprio dire. Se invece ti arriva in posizione bassa, vuol dire che è meglio tacere, magari non dire il falso, questo no, ma tacere, tacere. A volte la verità fa male, a volte non dire è un atto d'amore, e invece dire può essere un atto di cattiveria, di odio. Quindi non è sempre vero, no? Che dire, essere trasparenti è positivo. Ecco perché l'arcano della sincerità a questa duplice valenza, tutti i nati d'altra parte hanno una duplice valenza perché dipendono dal contesto, tutto dipende dal contesto, non c'è mai una situazione uguale ad un'altra. Allora, adesso, se siete pronti o se vi preparate, possiamo fare una breve meditazione sull'amore e la sincerità. Perché questa carta, il nato numero 35, unisce proprio queste due cose, l'amante, il devoto, leale e la sincerità. Io Partiamo, Michela. metto lo schermo su Amsterdam, così. Ah, La che metto qua. bello! Vediamo se resta in piedi. Questa è una bellissima idea, ma allora anch'io posso mettere lo schermo su i tetti di. Si vedono, no? Sì, si vedono. Ci vediamo tra poco, io ti seguo. Dai. Allora, voi tanto chiudete gli occhi, per cui i tetti di Vienna, gli edifici di Amsterdam, non li dovreste lo stesso vedere, dovreste comunque stare a occhi chiusi. E ecco, magari Michaela, sai cosa fai? Silenzia il microfono, perché sento che c'è tanta gente lì intorno a te. Bello, tutta la famiglia riunita. Che bello, guarda. Io che ho perso i miei genitori presto, sento tutto il valore del poter avere ancora un papà da celebrare perché compie 80 anni. Il mio non c'è arrivato, anzi, se n'è andato molto prima di questo traguardo. Allora, assumete una postura meditativa con la colonna vertebrale ben eretta, gli occhi chiusi. E socchiudete le labbra, respirate dolcemente dalla bocca e dal naso simultaneamente.
lasciando entrare e uscire l'aria in modo leggermente più profondo rispetto al ritmo spontaneo del respiro. Se volete potete anche dondolare un pochino il corpo mentre respirate. Questa meditazione mi piace tantissimo. Mi ricordo quando me la suggerì Michael Williams, il mio maestro di yoga sciamanico, fu lui il primo a portare la mia mente lungo questo sentiero. E lo trovo un sentiero meraviglioso che arricchisce molto la vita, contribuisce molto a sentirsi ricchi dentro. Allora, respirando, evoca qualcosa o qualcuno che ami. Non tutti hanno qualcuno. Ma tutti hanno o qualcosa o qualcuno da amare incondizionatamente. Qualcuno non è necessariamente un compagno, una compagna, può essere anche un figlio, una figlia, oppure può essere qualcosa. Un pittore, per esempio, può amare incondizionatamente la pittura, un musicista, la musica. E se si tratta di un pittore o di un musicista professionista, magari possono amare incondizionatamente il successo. Il musicista ha bisogno di essere ascoltato. Il pittore ha bisogno di essere visto. Lo scrittore ha bisogno di essere letto e per conseguenza amano incondizionatamente il successo della loro opera. È il successo dell'opera che amano, non della persona. I veri artisti. Puoi amare incondizionatamente l'idea, un'idea, un progetto, che so, una casa in un bosco. Una festa tra amici. Ciascuno di noi ha un progetto, piccolo o grande, che può sentire di amare incondizionatamente. Oppure qualcuno da amare incondizionatamente, un amore devoto, totalmente devoto. Ecco, trova l'oggetto del tuo amore devoto, che si tratti di una persona o di una situazione o anche di qualcosa, un oggetto, per esempio la casa nel bosco, una situazione, ritrovare tutta la famiglia riunita, magari qualcuno che non ha la possibilità di farlo. Vorrebbe farlo, ama questo progetto, il successo,
la ricchezza, magari qualcuno è devoto a questo valore. Ovviamente qua siamo in una visione animista, non giudaico-cristiana, per cui alcune cose sono bene, altre sono male, ma anche la ricchezza può essere un evento a cui essere devoti. D'altra parte, in questa società di puritani ci sono tante persone che ritengono la ricchezza un male demoniaco, e però dall'altra parte invidiano tantissimo quelli che ce l'hanno e vorrebbero essere al loro posto, e quindi li attaccano, li criticano proprio per questo. Poi alla fine è un mondo di puritani, quindi cerchiamo di non essere puritani. Ovviamente questo è il primo passo importante, vero? Senza il quale nessun tipo di meditazione è possibile. Lasciamoci il puritanesimo alle spalle e con molta sincerità, questo è il primo atto di sincerità, osserviamo ciò che possiamo amare devotamente. Chi è? Cos'è? Evochiamolo ora, davanti a noi, davanti ai nostri occhi. Vi faccio sentire un canto di un mio carissimo amico che non c'è più, è uno sciamano del Nord America. È un canto evocativo. Evoca l'oggetto del nostro amore devoto. Adesso che la persona, l'oggetto, la situazione che possiamo devotamente amare è lì davanti a noi, chiediamo allo spirito di questa persona, di questo oggetto, di questa situazione, di cambiare in modo sincero il nostro amore devoto. E se questo non è possibile, di lasciarci, di modo che noi possiamo sinceramente comprendere questo. Lasciarci in modo da consentirci di trovare un'altra persona, un altro oggetto, un'altra situazione da amare devotamente, pur rimanendo ovviamente in buoni rapporti per sempre, tuttavia lasciarci liberi
Questo si fa dirigendo la mente lungo questo sentiero. Spirito dell'evento, della persona è sempre un maestro. Perciò, maestro, ti prego, accogli il mio amore devoto e la mia sincerità, ricambiandolo altrettanta sincerità maestro, ti prego, accogli il mio amore devoto e la mia sincerità, ricambiandomi con altrettanta sincerità. E senti che lo spirito di quella persona o di quell'evento ti risponde. Può darsi che ti dica: ti lascio libero, non posso ricambiare questo amore, ti lascio libero. Può darsi che ti dica: ti ricambio totalmente. Può darsi che ti dica: restiamo in buoni rapporti, io e te abbiamo molte cose da fare insieme, ma per quanto riguarda l'amore devoto non te lo posso dare e quindi è bene che tu ti rivolga ad altri lidi, ad altre navi, altri porti. Continua a respirare con la respirazione dalla bocca e dal naso simultaneamente. Bene, prendiamo un ultimo profondo respiro, portiamo la mano sinistra sul chakra del cuore, al centro esatto del torace e la destra sopra la sinistra. Questa breve meditazione che abbiamo appena fatto si chiama dialogo con lo spirito. Una meditazione che ci porta a non guardare gli individui o gli oggetti, bensì le energie che li muovono, le energie che stanno dietro, lo spirito della situazione, e a rivolgerci direttamente allo spirito. Maestro, ti prego, vedi il mio amore, tu vedi il mio amore devoto e sincero, ti prego, ricambiami con altrettanta sincerità. Perciò amami devotamente come io ti amo devotamente, o se non puoi fare questo, lasciami libero, oppure costruiamo altre cose insieme, ma lasciami libero di trovare l'amore devoto da un'altra, in un altro lido, in un altro porto. Questa meditazione è molto importante.
perché a volte le persone si fissano, come dico io, si fissano sul miele, ma ci sono tanti tipi di miele, ci sono anche le composte, le marmellate. Non è che uno deve per forza di cose fissarsi su quel tipo lì di miele, ce ne sono tanti altri, ci sono anche le composte di frutta che uno può considerare. E quindi a volte si spreca tanto tempo fissandosi su qualcosa che non può darci quello che noi chiediamo. Perciò questa meditazione ci aiuta a non sprecare tempo. Un profondo respiro ancora e ci ritroviamo. Eccoci qua. Com'è andata, Micaela? Eccoci qua. Mi ha toccato il cuore questa meditazione, anche perché nelle ultime parole che hai detto mi ci sono ritrovata, nel senso che mi è successo di incontrare una persona qualche giorno fa e immediatamente ho avuto una, come dire, un'attrazione animica, nel senso che ovviamente non era la persona in sé, non era un interesse, come dire, attrattivo, ma qualcosa che mi ha proprio preso dentro nell'anima, c'è stata subito un'alchimia di quel genere e ho proprio pensato a quello che hai detto tu prima, e cioè che delle volte fai degli incontri anche di 5 minuti, di mezz'ora per qualunque motivo e poi ne capisci lo spirito, ne capisci il significato, capisci quello che ti suscita dentro e lo prendi per quello che è, no? Cioè, in quel caso, questa persona mi ha fatto vedere esattamente chi sono, mi ha fatto da specchio. E provo tanta gratitudine perché da sola io invece non ero riuscita a vedermi. Quindi questa meteora passata mi ha fatto notare delle cose e mi è venuta in mente adesso mentre parlavi, mentre sintetizzavi la fine del rituale. E poi ovviamente il mio cuore è scoppiato perché ho dedicato il rituale a mio padre e quindi sai che noi bambine siamo sempre legate ai nostri padri. Bellissima, bellissima questa diretta, come sempre, ma nel senso che come succede ogni volta con i NAT e le nostre dirette, i nostri rituali. Esce sempre qualcosa legato all'attualità del momento, all'attualità emotiva del momento. Mi colpiscono molto. Devo Sì, imparare a farle le carte dei NAT. sono magici i NAT, sono davvero magici. Se c'è qualcuno che le insegna, ho assistito a una diretta con Paola sulle carte dei NAT. Sì, noi abbiamo una scuola, la scuola dei NAT, tutti i lunedì sera. Mi sembra che inizia alle 7:30, alle 8, una cosa così. Per 37 lunedì uno può entrare in qualsiasi momento, no? Inizia da quel NAT lì, ma per 37 lunedì di seguito trattiamo tutti e 37 i NAT e poi tutti gli schemi di carte. A volte lo conduce Paola, a volte l'altra Paola Irene, a volte Giusy, a volte io stessa. E magari anche a seconda del NAT, è la scuola sui NAT dell'Imaginal Academy. Sì, dopo ne parliamo, Micaela, se la vuoi fare, è una bellissima occasione. Vedo che ci sono anche connesse persone che l'hanno già fatta o che vogliono farla. È tanti anni che noi abbiamo Quante ciclica questa scuola. può essere anche amare se stessi, ma non in modo individuale, ma come scoperta del sé? Ci sono tanti commenti. La casa del bosco, il mio sogno, la mia chiamata. Vabbè, adesso non riesco più a leggere i commenti. Tu riesci a leggerli? No, anche perché c'ho il sole negli occhi se mi avvicino allo schermo, ma me li leggo dopo, li leggo e rispondo dopo, dai.
Adesso ti lascio che sento che ci sono rumori di Eh sì, hai taxi, ragione, piatti, sì, c'è esatto. colazione da fare. Io devo iniziare il corso di Ikigai Mentoring che inizia questa mattina alla scuola dell'Ikigai Mentoring, che è una branca del life coaching, è una scuola dell'Imagino l'Academy, Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere. È una scuola molto condensata che in breve tempo consente di acquisire un diploma di life coach riconosciuto, e quindi c'ho parecchi allievi che mi aspettano di là nell'aula di Ikigai Mentoring. Vi devo salutare, vi abbraccio forte, ci vediamo stasera, Micaela, alle 19 su Twitter. No, io stasera non ci sono perché sono ai festeggiamenti. Ah, ok, è vero, dimenticata. Ci sono Sì, mercoledì prossimo. è vero, mercoledì prossimo alle 7 della mattina. Allora magari stasera la saltiamo, la serata su Twitter, anche perché io mi sa che sarò in macchina. Io parto da Vienna nel primo pomeriggio in macchina e devo raggiungere Lugano, ci metterò almeno 10-11 ore, per cui forse stasera sì, la saltiamo, la Va diretta bene. su Twitter stasera. Va bene. Buona giornata a te e a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao.